Buongiorno a tutti, se prendiamo posto, magari vista l'ora, bisognerà iniziare. È comparsa la macchina della regione, aspettiamo ancora 2 minuti. No, qualcuno è già presente. Un minuto è che arrivano. Luca va a sollecitarli. Guardate. Bene, allora direi che vista l'ora non perdiamo altro tempo, andiamo ad iniziare. Buongiorno a tutti, benvenuti a Fondazione Agrion. Giornata tradizionale, tutti gli anni si fa questo bilancio di fine anno sull'andamento dell'annata. Lo faranno poi i colleghi nei vari ambiti, Luca Nari, Roberto Giordano e Simone Bardella, per cui frutta, ortaggi e piccoli frutti, e castagno e nocciolo. Ringrazio innanzitutto tutto il gruppo del settore fitosanitario che ci supporta sempre in queste talvolta. Sì, ma sono giorni, nessun problema. Grazie della partecipazione, grazie di tutto il supporto che ci date durante tutta l'elaborazione del Consiglio Tecnico nei vari coordinamenti. Grazie a tutte le società che sono qui presenti, e è sempre più importante di fronte a questi andamenti climatici che poi vanno a generare degli andamenti delle produzioni con problematiche vie più gravi, andare ad avere degli strumenti per contrastare tutto questo. Gli strumenti li mettete a disposizione in parte voi, c'è questa collaborazione che va avanti da tantissimi anni, e la ricerca, la sperimentazione è l'unico percorso che poi può dare delle risposte dirette a queste problematiche che sono sempre più, purtroppo sempre più gravi. Qui vi ringraziamo molto per tutto il supporto che ci date. E direi che è un bel modello di lavoro che va avanti da anni, per cui
prodotti nuovi, principi attivi nuovi, tecniche nuove, il tutto nel perimetro che ci viene imposto dall'Unione Europea, e poi avremo gli aggiornamenti in merito, però tutto questo gruppo di lavoro è dedicato, deputato, a risolvere e a mandare avanti le filiere che sono, non lo possiamo nascondere, in forte difficoltà in questo momento. Ma bando alle ciance, non voglio rubarvi altro tempo, non so chi è, inizia Luca Nari a fare il quadro della situazione frutticola, grazie. Ecco, buongiorno a tutti. Allora, come tutti gli anni, io inizio dalla parte climatica, che poi anche i colleghi integreranno con magari dei dati più specifici per le zone di propria competenza. Ecco, la prendo un po' alla larga partendo da un dato più regionale, no? Che è questo dell'ARPA. Sono tutti report scaricabili gratuitamente su internet, quindi qualunque di voi può prenderne visione. Ecco, le faccine indicano l'annata calda, come tutti sappiamo. Ecco, non vorrei, diciamo, già di nuovo ritornare su aspetti che abbiamo visto. Comunque, diciamo, l'anomalia termica è stata importante sia inizio anno che in estate e poi ancora in autunno. Solo in questo ultimo mese di dicembre si è poi ritornati un po' più nella normalità. Ecco, riguardo il deficit idrico, sicuramente quello che è mancato è quello invernale scorso, infatti un po' come avevo già detto l'incontro il 2 dicembre, siamo partiti già col serbatoio praticamente vuoto ad inizio stagione irrigo. Ecco, quindi quest'anno le difficoltà nell'irrigazione e nell'irrigare sono state superiori. Alla fine dei conti l'acqua non è mancata, però diciamo che si è fatto molto più fatica rispetto agli anni scorsi. Ecco, il vero fattore limitante però è stata la temperatura. Ecco, questo è ancora autunno, di nuovo anomalia termica positiva più un grado. Poi entrerò un po' più nel dettaglio con i dati della stazione di Lagnasco rispetto alla media storica, però anche qui un autunno mediamente più caldo, po' più di pioggia a livello regionale, comunque c'è ancora stato un deficit di un 8% rispetto alla media. Ecco. Ecco, se poi prendiamo il dato qui nostro, no, locale, per quanto riguarda la frutta, la media, il dato storico della stazione di Lagnasca, quindi dal 97 al 2022, ecco, sono praticamente 25 anni di dati, e sono indicati con qui temperature massime, medie e minime, vedete la linea di colore verde, mentre la quella di colore rosso, la linea di colore rosso, sono il dato 2022. Ecco, siamo partiti, se vedete qua, abbastanza anche qua a febbraio con temperature elevate, ci ricordiamo tutti poca neve, anzi assenza di neve, e quel poco che c'era è andata via subito. Febbraio si è registrato una riduzione delle temperature, è stato l'unico mese primaverile un po' più freddo, anche se quest'anno fortunatamente l'abbiamo scampata dalle gelate. E poi, diciamo, aprile nella media, e da maggio, giugno, luglio invece si è andati ampiamente sopra la media storica, ecco, sia per le massime, per le medie, per quanto riguarda le temperature minime. Agosto, diciamo, un po' più medio, agosto-settembre, ottobre invece ai santi eravamo in maniche corte, ecco, quindi questo è il dato che emerge anche dal confronto tra la media storica rispetto a quello registrato puntualmente. Ecco. E poi, ecco, dicembre non è ancora concluso, però vedete, siamo ritornati, diciamo, più nella normalità. Per quanto riguarda le piogge, ho ancora dato un'occhiata stamattina, rispetto alla media storica, sì, siamo più bassi.
Non è stata un'annata così, diciamo, con un valore così negativo in assoluto, perché a livello regionale è stata la quindicesima più asciutta rispetto alla media storica che parte dal 1958. Ecco, invece, se guardiamo le temperature, è stata la seconda annata più calda dopo quella del 2003, quindi effettivamente lì il dato è molto più significativo. Ciò che è mancato a livello idrico è tutta questa parte iniziale. La parte centrale qui estiva, no? Vedete in rosso sono sempre le precipitazioni del 2022 rispetto alla media storica in azzurro, e questi però sono tutti temporali. Infatti, dando un'occhiata alle varie stazioni meteo, c'è la zona di Ravello, Barge, Bagnolo, che è stata interessata nel mese di agosto da diversi temporali, ecco, con accumuli anche importanti. Mi ricordo quella di Ravello, 200 mm una notte. Ecco, quindi ovviamente se andiamo a sommare questi millimetri al dato annuale, aumentiamo, ecco. Possiamo dire che mediamente siamo sui 450-500 mm, e poi dipende dalla zona se ci sono stati questi eventi un po' più intensi che hanno elevato il valore, ma in linea generale siamo su questi valori rispetto a un dato storico sugli 800, che è quello che sappiamo e conosciamo tutti, ecco. Cosa ha inciso il clima, ecco, a livello poi di bilancio fitosanitario? Ecco, sicuramente ha favorito gli insetti, perché questi ne hanno giovato sicuramente, dalla Niger, la cimice asiatica non inizialmente ma dalla seconda parte, porficola invece più nella prima parte della stagione, poi tutte queste cocciniglie di nuova introduzione, anche i carpofagi ne hanno giovato, abbiamo avuto danni da ciliegia funebrana, ecco. Patogeni, in primis il colpo di fuoco batterico delle pomace, perché quest'anno è stato veramente un anno purtroppo da segnare, storico, per la presenza di questa malattia. Oidio, che inizialmente non pioveva, no? Quindi questa noticchiolatura non è stato un problema, ma avevamo dell'oidio. E poi c'è tutto il gruppo delle fisiopatie, che la maggior parte della perdita di prodotto che abbiamo registrato in campo quest'anno dovuta a questa roba qui, quindi ustioni da sole, mancato assorbimento del calcio, butteratura, lenticellosi sulle mele, sulle pesche più che altro abbiamo registrato un po' più un calo di pezzatura che danni diretti, da fisiopatie, però anche lì il clima ha inciso, ecco. Cosa ha ostacolato? Forficola e cimice fino a metà agosto, probabilmente sì, le temperature così elevate hanno fatto patire il caldo anche questi insetti, che si sono un po' nascosti, ma la cimice è poi ritornata appena le temperature sono scese, ecco. Quindi a livello di frutta l'abbiamo scampata fino a metà agosto, inizio agosto, poi però quindi le pesche se no, non hanno fatto registrare danni, ma sulle mele poi qualcosa si è visto, e da metà settembre in poi gli danni sono aumentati in modo importante, soprattutto sul gruppo Red Delicious, Fuji, eccetera, ecco. Ecco, non è stato un anno da funghi, quindi patina bianca, fumagini, moniglia, sicuramente è andata meglio, ecco. Ora vi illustrerò brevemente quanto abbiamo elaborato con i dati che tutti gli anni i tecnici del coordinamento, no, questa istituzione che è fondamentale per il territorio, e come sempre li ringrazio per tutta la collaborazione e l'aiuto che ci danno, e grazie alle loro schede, no, alle loro indagini, poi siamo in grado di stilare un po' una classifica, no, di quello che è successo. La distinguiamo tutti gli anni tra presenza e danno, perché non c'è mai una non c'è quasi mai
o comunque per pochi casi una correlazione stretta, no? Ad esempio, prendiamo la forficula che quest'anno è stata molto presente sulle pomace, però poi a livello di danno qualcosa ha fatto, ma soprattutto dove c'era del cracking, ecco, diversamente non ha prodotto un danno diretto importante alla produzione, ecco. Quindi si è vista molto forficola, il danno da cracking, questo è presenza, ma poi è anche danno. Arvicola, ecco, questa è una questione sempre aperta e che è in continuo aumento a livello territoriale, ecco. Poi se andiamo a analizzare il danno, effettivamente siamo di nuovo lì a tutte le questioni climatiche che si diceva poc'anzi. E il danno da cracking su Gala è stato determinato da quei temporali di agosto di cui dicevo prima, quindi lunghi mesi di siccità e poi quei 50, 60, 70, 80 mm di temporali nel periodo prima della raccolta sono stati disastrosi. Già mancava colore, quindi si è aspettato per raccogliere e questo apporto, soprattutto nelle zone più interessate, ha determinato percentuali di danno veramente importante. Ecco. Poi, se vedete, c'è tutto il gruppo delle grosse avversità, ecco, anche insetti, diciamo, sesta posizione, ma mancano tutti i funghi. Ecco. Colpo di fuoco batterico in ascesa anche su melo, ecco, quindi sicuramente il fattore limitante primario su pero, ma anche su melo sta venendo fuori alla grande, ecco, quindi attenzione per i prossimi anni. Per quanto riguarda il biologico, ecco, qui gli afidi si fa ancora più fatica a gestirli perché mentre nell'integrato qualche cartuccia ce l'abbiamo ancora per qualche anno, mentre sul bio si fa un po' più fatica, ecco. Però poi se andiamo a vedere co cosa è successo a livello di danno, ritorniamo su quanto detto poc'anzi per il convenzionale, quindi anche in questo caso la questione climatica è stata predominante. Però, ecco, colpo di fuoco batterico, brusone per le ondate di calore e poi cimice alla raccolta. Ecco. Cimice, soprattutto sulle varietà da fine agosto in poi, perché la buona parte della William è andata via pulita, ecco, poi è arrivata su Abate, su Conference e quindi su quelle varietà, diciamo, un po' più autunnali. Colpo di fuoco batterico invece non ha fatto sconti per nessuno, ecco, quindi Conference è stata veramente massacrata, Abate continua a essere molto sensibile, un po' meno la William, ma diciamo la massa di inoculo che abbiamo in campo e le condizioni che poi si sono registrate caldo umido verso fine della stagione hanno determinato una grossa presenza della malattia, ecco. Maculatura bruna, qualcosina alternaria, più che altro poi noi in Piemonte è più alternaria che maculatura bruna, qualcosina c'è, ma non avendo molta abate è sempre diciamo, un po' più secondaria. Nel bio diciamo, è la fotocopia di quello che abbiamo visto nell'integrato, quindi sono praticamente le stesse avversità, un po' più di cidia molesta, qualcosa di ariofide, ma le prime tre su cui mi sto concentrando sono sempre quelle, ecco. Passando al pesco, ecco, presenza importante di forficola, presenza importante di cicalina, quest'anno il caldo l'ha veramente accelerata, un po' di tripide, lecagno, però poi se andiamo a vedere la questione del danno, la prima causa di danno è stata lo Pseudococcus constoci, no? La collega Francesca, i colleghi Alessandro ci hanno lavorato tutta la stagione, abbiamo anche già presentato dei dati il 2 dicembre, questa cocciniglia e le lecagno sono quelle emergenti che ci danno più problemi. Ecco, mentre sul lecagno comunque si è riusciti ad arginarlo con una strategia di difesa messa a punto abbastanza velocemente, ecco, sulla constoci ci ha preso un po' la sprovvista, no? Perché non si vedeva, però poi in raccolta i danni li ha fatti. Ecco, qui la sciarca continua a lavorare, probabilmente sì, pensava anche peggio, ecco, però comunque quando si va in raccolta sulle nettarine in primis si vedono i sintomi. E poi forficolo, altro tema caldo.
Nel bio, ecco, sono qualcosa in più di Legno quest'anno rispetto all'anno scorso, se no forficola, scatolato, più legato anche qui alla questione atmosferica, sono le tre prime posizioni. Ecco. Passando al susino, ecco, la Metcalfe è stato un altro insetto che diciamo, sta beneficiando di tutte queste temperature, questo andamento climatico delle ultime annate più caldo. Molto probabilmente cioè, si sta un po' rompendo l'equilibrio con il Neodrinus, ma quello sappiamo che l'ambiente poi piano piano dovrebbe risistemarlo e quindi è un po' più presenza. Poi se andiamo a livello di danno, sono sempre queste due, ecco, queste che è il Phytoplasmis in primis e poi un po' di batteriosi. Quest'anno a livello di batteriosi di Xanthomonas, diciamo che le temperature c'erano, ma l'umidità meno, no? Quindi qualcosina si è visto, ma meno rispetto ad esempio al 2020, che è stata un'annata calda, ma anche più umida. Ecco, Moniglia, un po' la raccolta, ecco, qui con i temporali di agosto, hanno un po' incentivato questo tipo di problematica. Ecco. Sull'albicocco, ecco, sempre se andiamo ai danni, la batteriosi continua a rimanere la prima avversità. Come abbiamo già detto i colleghi varietali quest'estate, l'albicocco è una specie che non sta vivendo un momento così di espansione, anzi si sta contraendo, tuttavia su quello che rimane la batteriosi da Pseudomonas syringae rimane importante come fattore limitante. Ecco. Ciliegio, ecco, si è visto del cracking, batteriosi, anche qui le arvicole, la causa del danno però principale è stata la batteriosi. Ecco, qui parliamo soprattutto degli impianti giovani che comunque ne avevano già in campo, no? Sulle piante. Ecco, sulle batteriosi aprirei solo una parentesi perché qui parliamo del 2022, ma dal nostro punto di vista queste, diciamo, sintomatologie osservate su ciliegio, ma poi anche su actinidia, sono ancora figlie della gelata dell'8 aprile 2021, perché lì c'è stato ovviamente, e idem anche il colpo di fuoco batterico, no? Quindi tutte quelle microferite che non si sono viste sono poi state colonizzate da questi patogeni batterici che in Piemonte tanto bene si adattano. Ecco. Quindi sicuramente gli effetti della gelata sono stati diretti nel 2021, ma indiretti nel 2022, in modo particolare per quanto riguarda le batteriosi. Ecco. Drosophila e la mosca, invece, questi due insetti che sappiamo essere limitanti per la specie, quest'anno sono state abbastanza tranquille. Sappiamo che la Drosophila con temperature così elevate viene in parte frenata e poi è arrivata successivamente dopo, diciamo, sulle varietà più tardive, ecco, però la buona parte del ciliegio era stata raccolta. E il cracking, non dimentichiamoci che molte, molte varietà che sono in coltivazione oggi sono molto sensibili, quindi anche qui basta poco per diciamo, attivare questa problematica. Ecco. Sull'attinidia abbiamo fatto un convegno apposito il 28 ottobre e il fattore, diciamo, limitante primario che la sta ormai limitando al minimo sul territorio, appunto, dato dalla moria del kiwi. Ecco, eriofiti, questi sono in forte aumento su Actinidia. Ecco, abbiamo visto gli impianti giovani, supporti innesti, molto sensibili a questa tipologia di problematica. Cioè, poi a livello di danno, diciamo, può essere limitante per quanto riguarda la fotosintesi, ma più che altro diciamo, a fermare la pianta è già debole, quindi è un ulteriore fattore di ritardo nello sviluppo. Ecco. Moria del kiwi, ritorno lì, prima posizione, poi la batteriosi, come dicevo poc'anzi, ecco, non ce l'aspettavamo dopo un inverno 2020. 2021-2022
così mite e poco piovoso, e invece probabilmente tutte le gelate e le piogge dell'autunno 2021 hanno innescato quelle infezioni che anche il modello previsionale aveva previsto. Ecco, quindi cioè, non bisogna stupirci più di tanto. Lo Pseudomonas syringae è vero che predilige gli inverni freddi, ma l'ottimo tra 10-20 gradi. Ecco, quindi diciamo è quello che abbiamo avuto per temperature dello scorso inverno. Quindi sì, sicuramente non si è fermato e lavorato. Ecco. Ecco, niente, io concludo con ringraziare nuovamente i tecnici del coordinamento, il settore fitosanitario per tutto l'appoggio, come diceva poc'anzi Renzo, l'università e il centro di saggio Saggia con cui collaboriamo da anni. Ecco, lascio la parola ora a Roberto, ecco se non sbaglio. Grazie Luca. Ok, grazie. Ci siamo già salutati prima. Buongiorno a tutti, comunque, per chi non conosco di persona, ma sono pochi, non ci conosciamo. Bene, passiamo subito. Luca ha già illustrato bene la situazione, ce lo ricordiamo tutti, del caldo. In rosso sono evidenziati i mesi che sono stati superiori come temperatura media alla media di più di 20 anni, ecco. Poca pioggia, comunque siamo arrivati con dicembre che abbiamo già superato, con la neve della scorsa settimana abbiamo già superato la media storica. Vi presento questo dato qua storico dell'azienda di Boves, 87-2022, e potete vedere che ci sono state altre annate. Veniamo da un decennio, da metà degli anni 2000, dal 2008 per precisione, arrivare al 2019, con l'eccezione del 2017, che abbiamo avuto anche piogge superiori ai 1000 millimetri, la sommatoria annuale, ma abbiamo gli anni che molti di voi, fortunatamente, siete giovani, siamo pochi ormai storici, ma questi anni qua eravamo anche nella situazione che probabilmente si presenterà nei prossimi anni. Ecco. Non mi dilungo perché Luca ha già anche illustrato, ci presenta anche questo dato qua, anche del 1985, 538 mm, e l'anno successivo al 1984 che si iniziò a parlare di invasi, si ritornò a parlare di invasi, perché appunto avevamo avuto questa estate estremamente siccitosa. Ecco. Situazione del caldo l'ha evidenziato Luca, non mi sto a dilungare, lo stesso le bombe d'acqua o nubifragi, ecco, che ci sono stati nell'arco della stagione, che per l'orticoltura e non solo, anche il mirtillo in alcune situazioni sono stati un vantaggio. Le grandinate del 14-24 maggio in Valpò ovviamente ha creato qualche piccolo problema sul mirtillo. Ecco. Sulla situazione neve, c'è riportato 2021-2022, sappiamo tutti, si preannuncia dalle previsioni dei modelli almeno una dopo la nevicata di giovedì scorso. C'era scritto che i modelli prevedevano già un inverno normale, adesso con questo anticiclone è già stato cambiato un attimo l'informazione. Passiamo ai dati della statistica delle superfici, vado velocemente, tanto i dati li troverete poi tutti sul nostro sito. La situazione sull'orticoltura, al di là del pomodoro d'industria, che per quest'anno era ancora in incremento come superficie totale investita a pomodoro d'industria, non sarà più dal 2023 per contingente sul fatto che i cereali hanno dei prezzi competitivi rispetto anche a tutte le criticità che può avere la coltivazione del pomodoro d'industria. Su tutte le altre colture, tolto qualche piccola eccezione, ma dove ci sono degli etterati ridotti, vediamo tutti i punti meno come trend dei 3 anni. Ecco.
perché per come sono colture dove richiedono molta manodopera, quindi c'è anche questa criticità qua, c'è criticità anche che veniamo dalle annate precedenti al 22, che i prezzi non erano stati sempre remunerativi, quindi c'è stato un cambio di tendenza. Il fagiolo ormai è stata impicchiata libera, siamo solo più ai 1000 ettari con chi è da più anni che lavoriamo assieme. Ci ricordiamo tutti quando parlavamo di 6, 7, 8 mila ettari di fagiolo in provincia di Cuneo tra fresco e secco. Ecco. Una flessione c'è anche stata su, in particolare sullo zucchino, un 100 ettari in meno. Tutto questo ha fatto sì, probabilmente anche questo fattore qua, con minor o l'azzeramento di produzioni che arrivavano da altre aree produttive, i prezzi sull'orticoltura, al di là di alcune eccezioni, sono stati remunerativi per le aziende. Nella statistica non solo regionale ma nazionale abbiamo perso, come curiosità, ma non è solo purtroppo, il dato sulla rapa, ecco, che comunque in secondo raccolto, anche come utilizzata come sovescio, c'è un etterato non indifferente in Piemonte, in particolare in provincia di Cuneo. Siamo a un 12.000 ettari totale di orticole, con tutto l'elenco che avete visto prima. Non sono stato lì a precisare sulle singole colture, comunque un 38% sono a PSR, erano almeno 2022, non ho il dato media del pollo qua del bio, scusate perché mi è sfuggito quel dato, comunque il bio in alcune situazioni abbiamo un 10-12%, se no siamo anche ancora inferiori. Poi c'è il discorso delle aromatiche, che anche qui c'è stata una flessione, rientrano in me anche nell'attività dell'orticolo, meglio sono i tecnici che operano sul territorio che hanno anche da seguire queste colture qua, le aromatiche. Per quanto riguarda la frutta, il castagno ai 4.400 ettari a livello piemontese, avevamo stimato lo scorso anno castagno frutteto 115 ettari. Mi fermo qua, scusate, come dato sarà da capire meglio. La statistica non ci aiuta in questo modo qua a scorporare il castagneto da frutto tradizionale, castagno europeo, dalla bush di Betisac. La fragola è anche in riduzione con 128 ettari, arriviamo al mirtillo che è stato in forte incremento, forse probabilmente col 2023 raggiungeremo o supereremo i 700 ettari. 23% del mirtillo è a PSR, era PSR, un 30% della superficie totale è bio. Passiamo poi adesso, questi dati li ho presentati, li trovate i video sul sito di Agron, quindi non mi sto a dilungare, ecco, su pomodoro da mensa, peperone e patata. Pomodoro da mensa e peperone, fatta da parte del Leone, la problematica del mal bianco, qualche problema all'inizio, soprattutto o anche in stagione, scusate, sempre più criticità sulla fusariosi, sulle patogeni tellurici del terreno, vedete evidenziato con la freccina rossa le criticità maggiori, ecco. È stata un'annata più da insetti, come ricordava anche Gianluca prima, quindi la problematica alle orodidi è comunque sempre in aumento, come il tripidi, la tuta assoluta, ricordavo nell'incontro, è stata vista quest'anno anche nelle valle limitrofe a Cuneo, dove non si era mai vista, quindi non si conosceva, l'azienda non conosceva l'avversità in campo, il ragnetto rosso che poi fortunatamente con i temporali estivi si è poi in parte azzerato il problema. Su peperone la criticità maggiore che porta a ridurre sempre gli investimenti è sia quello dei patogeni tellurici, ma in particolare la problematica, scusate, del TSV, del virus che ad oggi, ma anche nel breve periodo, non ci saranno varietà tolleranti con la resistenza
alla razza che ormai è superata, la razza zero, quindi arrivare a avere delle varietà tolleranti alla nuova razza di TSVV, ecco. Afidi e anche tripidi, peperone è stato un grosso problema. Su patata, la rizzottognosi, come evidenziato qua, il fusarium, sono problematiche in campo da non sottovalutare, come a livello fogliare il problema dell'alternariosi. La peronospora non è che non è stato un problema, il problema si è risolto, cioè le infezioni in campo ci sono state, lo dimostrano anche i modelli matematici dei patogeni, ma si è tamponata la situazione con gli interventi antiperonosporici. L'alternaria nella fase di chiusura ciclo, come anche un problema sul pomodoro d'industria, rimane il problema principale a livello fogliare. Vado avanti, anche perché poi siete prevalentemente frutticoli, quindi vi interessa poco la nostra parte orticola. Ecco. Per quanto riguarda la fragola, è sempre molto critica la situazione, vedete che sono anche molte le faccine rosse, ecco. L'oidio anche qui sulla coltura è stato un grosso problema, lampone mirtillo, cosa posso ricordare qui, che poi dopo c'è una sintesi ancora dopo, quindi sono evidenziate, ne ho parlato appunto nell'incontro specifico, su mirtillo la criticità maggiore, perché c'è una forte presenza delle tre, almeno di due delle tre cocciniglie, la ceroplastes che è arrivata da pochi anni, e il lecagno che ahimè confinando con il pesco o togliendo ancora il pesco c'è il rischio che sempre più ne arrivi sul mirtillo, o comunque anche sarà da capire nei prossimi anni se anche la pseudococco che citava prima Luca possa poi darci anche dei problemi su mirtillo, ecco. Il lampone, un'annata asciutta, la problematica dei disseccamenti dei tralci è stata tranquilla quest'anno, ma se ci fossero poi di nuovo periodi piovosi sicuramente il problema si accentuerà, ecco. Generale, su tutta la parte orticola dobbiamo sempre più contare i danni sulla selvaggina selvatica, come i danni da volatili, come la problematica arvicola. Speriamo che l'arrivo del fosforo di zinco riesca a ridurre la criticità delle arvicole e speriamo anche delle talpe. Mal bianco, ve l'ho ricordato già prima, è comune a tante colture, i patogeni tellurici sempre più. C'è la necessità di risolvere il problema, cioè non è che si possono spostare i tunnel, le serre tutti gli anni perché sono dei costi, andare su terreni vergini che bisogna trovarli, terreni che non hanno problemi di patogeni tellurici. Batteriosi non è stato un gran problema quest'anno, ma comunque è sempre stata anche segnalata. Virus, la parte maggiore di criticità su molte colture. Gli afidi, non l'ho già detto prima, ma è stato un problema, era evidenziato anche su peperone, su presenza su pomodoro, ma anche su patata, e in particolare sempre più non abbiamo armi per il controllo dell'afide ceroso dei cavoli. Mosca bianca, anche noi, già le formiche, ma ancora di più le forficole, in parte abbiamo capito con cosa possiamo intervenire, ma non è ovviamente il formulato non riporta in etichetta sia i piretroidi sia lo spinosad. Lo spinetoran sono efficaci, spinosad e spinetoran sono selettivi nel confronto per i fitoseidi, ma forficole e formiche sono problematiche che sono in forte ampliamento. La criticità degli elateridi, che poi vediamo ancora dopo, una presenza ma sempre quest'anno maggiore di danni da lepidotteri, i miridi, non abbiamo parassitoidi, non abbiamo anche qui sostanze attive autorizzate sia sull'insetto sia per le diverse colture. La tuta assoluta ve lo accennavo già prima. Popiglia japonica per il momento è un problema
della produzione di mirtillo e non solo del novarese, ma e del biellese, scusate, anche, e alle porte vedremo il prossimo anno cosa succederà. Ecco. Su Fragola sono evidenziate qua, adesso non mi sto a dilungare, vedrete anche nelle prossime slide su tutte le colture la problematica maggiore, potrei dire fra le maggiori, ecco, rimane anche comunque il controllo delle erbe infestanti. Non si può solo andare con dei cespugliatori, che se uno fa due calcoli o pacciamare, anche dove si fa la pacciamatura si usa del cespugliatore, ma comunque poi gli interventi con il chimico bisogna poterli fare. Mirtillo, abbiamo visto nelle settimane scorse una problematica, ecco, sul territorio, nell'area del Saluzzese, soprattutto l'area del comune di Revello, dove c'è l'etterato maggiore, dove abbiamo molti mirtilletti con meno produttivi rispetto a quello che dovrebbero essere. Queste cose ve le ho già anche sintetizzate. Ribese, ormai pochi ettari, ma possono sempre essere un'opportunità, e queste sono comunque le avversità principali, dove non solo noi siamo nella situazione, ma non vale solo per il ribes, come ho già detto prima, ma per tutte le nostre colture, piccoli frutti, fragole e orticole, e ci metto anche il castagno. Non si tratta di ridurre l'uso della chimica, ma si tratta di avere almeno un'arma, una cartuccia per tamponare delle criticità che molte volte mancano o non sono consentite in alcune situazioni. Ecco. Questo l'ho già ricordato anche prima, quindi ecco un'avversità che quest'anno è stata segnalata dai colleghi tecnici che più volte il carabide, in particolare su fragola, sia già unifera e rifiorente. Cipolla, almeno dove c'è un buon controllo per il discorso dei tripidi con gli interventi di irrigazione a pioggia, anche quest'anno sono andate a nozze con la problematica della stinfigliosi, dove ovviamente adottano la gocciolante, o dove come in alcune aziende il problema stinfigliosi 2022 non si è verificato. Vedete che su tutte le colture è riportata la priorità, la necessità comunque, non possiamo fare a meno delle sostanze attive dei diserbi. Coltura di questi giorni, tradizionale autunnale, sono pochi ettari, però c'è anche da risolvere anche qui delle problematiche che si presentano in campo, e i tecnici sono coinvolti perché sono pagati dalle aziende per fare l'assistenza tecnica, e quindi sono tutte problematiche che comunque il tecnico deve affrontare, e anche noi come struttura di coordinamento dobbiamo riuscire a dare le risposte. Sulla cimice, lo ricordavo già l'altro anno, non abbiamo solo il problema dell'aliomorfa, ma ci sono tutte queste cimici che, se non trattiamo, comunque lo vediamo noi nell'azienda sperimentale, conviviamo, ahimè, con la presenza di tutte queste cimici, sia sui piccoli frutti, in particolare sul lampone e sulla fragola. Situazione drosofila, qui vi ho riportato solo un grafico di una delle trappole, quella dell'incolto, dove possiamo vedere che quest'anno con la linea blu c'è stata un piccolo presenza fino a un 1000 individui a inizio luglio, favorita la drosofila dalle piogge o dall'abbondante dal nubifragio di fine giugno, e poi il picco c'è stato verso la fine di agosto. Diciamo che ormai le aziende hanno imparato anche a convivere con la problematica. Qualcosa di autorizzato c'è, e speriamo che nel prossimo futuro, con il lancio di Ganaspis, si riesca ad avere un buon contenimento. C'è da tenere presente che nel monitoraggio, nelle trappole alla lettura, che sono rimaste comunque su tutto l'arco dell'annata, sono quattro postazioni,
o 5, se ricordo bene, si è trovata sempre in tutto il periodo estivo la presenza del predatore leptopilina japonica. Sul castagno ho evidenziato quale problematica maggiore, non sto a dilungarmi, potete leggere. Il castagno, ad eccezione di quest'anno, che i prezzi sono stati stracciati, cioè c'è stata una speculazione commerciale, aveva un forte incremento anche nel letterato e abbiamo più problematiche, come sono evidenziate qua, da dover risolvere. Sugli elateridi ne ho parlato più attentamente in quell'incontro, ribadisco solo che anche le varietà, come si sente parlare, la possibilità di varietà preesistenti agli elateridi non esistono. Questa varietà qua è considerata tollerante agli elateridi. Nella situazione di Alessandria, Ponte Corona, si è avuto quest'anno 35-40% di danno. Una situazione più favorevole è stata quella su Cuneo, perché quest'anno abbiamo avuto, come evidenziato in questo grafico, un danno non superiore al 10%, ad eccezione dell'azienda sperimentale. A differenza del 2021, che quando cavavamo le patate vedevamo la presenza delle larve, nel 2022 abbiamo poi catturato qualche larva a novembre con le trappole, ma differente, non abbiamo mai visto tutto un mese, da fine luglio a tutto agosto, che abbiamo cavato la campionatura delle patate per questo conteggio di monitoraggio degli elateridi, del danno dei elateridi, mai abbiamo visto una larva presente. Quindi sono tutte criticità in più che abbiamo a poter risolvere la problematica, che probabilmente, come si parla già, se c'era un incontro nei giorni scorsi, si risolverà da solo con la riduzione o l'azzeramento, cioè chi ha danno dai elateridi smette di far patate. Questo ne ho parlato, si sta provando anche riutilizzando il discorso dei sovesci, vedremo il prossimo anno cosa succederà. In situazioni buone, come ha avuto possibilità Mauro Forneris in Alta Valle Belbo, c'è stato un ottimo sviluppo della brassica e quindi è stata interrata, e si vedrà 2023 se abbiamo poi il rischio di nuovo di danni o meno. Nell'Alessandrino la criticità della siccità ha fatto sì che in questo caso era la crotalaria, non si è nemmeno sviluppata e quindi non può dare un aiuto al problema. Vi porto un esempio, ecco, poi così qualcuno riesce a leggere quanto c'è scritto lì. Un caso, 2020 prato stabile, 2021 messo patata, non un danno dai elateridi, rimesso patata 2022, danno elevato dai elateridi. Ecco, quindi non sto a dilungarmi di questi aspetti qua, se volete vi rivedete il video dell'incontro. Ecco. Vedete che ho evidenziato il controllo degli infestanti. Ricordo un po' a tutti, l'avevo, se non vado errato, già detto lo scorso anno, dove da anni che si utilizza il digestato come apporto di sostanza organica ci sono sempre più problemi di sclerotinia. Per la parte orticola porto la voce dei tecnici che operano sul territorio, che ringrazio perché tutto il lavoro di sintesi è grazie al lavoro che fanno i tecnici sul territorio, che afferiscono al coordinamento. Mancano capannine meteo nei campi di pomodoro da industria e patata, quindi sono a distanza di chilometri, di decine di chilometri, quindi non possono essere di completo aiuto per le problematiche, anche per dei patogeni, coi modelli dei patogeni, in particolare della peronospora patata e pomodoro. Ecco.
serve implementare il discorso di sensori, sia non solo noi abbiamo il pieno campo, ma abbiamo anche la serra. Si sta parlando, perché alcune aziende si sono dotate di droni, quindi del loro impiego. Agricoltura biologica, se ne continua a parlare, se ne è sempre parlato, ma i tecnici hanno bisogno di una formazione per operare lì, o meglio, tanti l'hanno già anche fatta negli anni, ma sempre più con tutte le novità e sorprese e i cambiamenti climatici, solo con l'esperienza si riesce a risolvere anche i problemi. Ecco. Mi auguro, come ho già sentito in più interventi di queste ultime settimane, che ci sia sempre più un principio di cautela e di buon senso. In questa fase qua abbiamo visto che si è rallentato, ecco, la fuoriuscita di molte sostanze attive, perché se ci tolgono quelle poche armi che sono efficaci e andiamo nel baratro che non abbiamo attualmente, l'hanno detto tutti nelle varie relazioni che sono state presentate sia negli incontri di Bari, anche della Biocontrol Conference. Oggi con i prodotti di biocontrollo non abbiamo nessuna garanzia, certezza che risolviamo i problemi. Ovvio, mancando la sostanza attiva che prima era efficace, qualsiasi cosa tampona relativamente il problema, ma ad oggi non abbiamo garanzie che i prodotti che verranno o che ci sono già del biocontrollo ci risolvono i problemi in campo. Ecco. Questa è ancora una criticità, ne parlavo ancora stamattina prima di iniziare con Simona Vagnina, la definizione serra, anche perché i disciplinari, ma questo è un discorso a livello nazionale, non è un problema solo locale, noi ci troviamo in queste due situazioni, che per la parte agronomica c'è un'interpretazione, se posso dire così, per cosa rientra nella serra. E poi quando parliamo di uso di agrofarmaci, l'interpretazione è un'altra. Mi auguro che a livello non solo nazionale, perché questo è un problema, diciamo, europeo, non so, ci sono queste linee guida dell'EFSA per la registrazione degli agrofarmaci, il tunnel aperto sui quattro lati è inserito nello stesso contesto della struttura chiusa. Mi auguro che a breve, sperando che non passino degli anni, venga allineato il tutto, perché sennò diventa difficile operare in campo, soprattutto laddove ormai si arriverà al 2025 al quaderno elettronico. Questa è una problematica in più che si aggiunge al settore orticolo, fragole e piccoli frutti. Ringrazio tutti i tecnici, ringrazio i funzionari della Regione Piemonte per il contributo e la pazienza che ogni tanto nelle telefonate uno sbotta un po' o si arrabbia leggermente. Auguro a tutti anche buon Natale. Buongiorno a tutti. Sente? Si sente? Buongiorno a tutti, adesso sono Simone Bardella, faremo un attimo il bilancio fitosanitario delle nocciole, noce e mandorlo, cercherò di andare leggermente più in fretta visto che comunque tutta la parte climatica, quindi anomalie termiche, stress idrici sono stati già ampiamente discussi dai miei colleghi. Ok. Per iniziare iniziamo col nocciolo, iniziavo a parlare un attimo di dati e soprattutto di incremento di superficie, visto che tutti e tre i comparti comunque hanno un trend positivo e stanno crescendo a livello sia aziendale che di superficie, quindi di terreni. Per quanto riguarda il nocciolo si è avuto un trend positivo del 2,
74%, quasi del 3% di crescita rispetto al 2021. Sono riportate qua le diverse province dove possiamo vedere gli ettari presenti e coltivati a nocciolo e il trend di crescita rispetto al 2021. Come possiamo vedere appunto anche da qua, la provincia principale rimane il Cuneese, e poi abbiamo subito dopo l'Astigiano e l'Alessandrino. Comunque anche in altre province come coltura è in forte ascesa. Anche il discorso del biologico è molto in crescita, ha avuto un trend rispetto al 2021 di più del 26%, e appunto come discorso di comparti anche qui rimangono sempre Cuneese in primis, seguiti da Alessandrino e Astigiano. Adesso vediamo un po' come andamento, quali sono state le principali problematiche che sono sopraggiunte nel corso di quest'anno. Come possiamo vedere, partono dall'inizio, dall'alto verso il basso, le segnalazioni, quindi le problematiche maggiori che abbiamo avuto quest'anno. Ho riportato a lato una freccetta e quella freccetta indica rispetto all'anno precedente se c'è stato un aumento delle segnalazioni o una diminuzione delle segnalazioni. Come possiamo vedere, la cimice asiatica per nocciolo rimane sempre una problematica prioritaria, nonostante quest'anno si abbia avuto una diminuzione sia della presenza in campo che delle segnalazioni. Come già stato detto prima, la cimice ha avuto un grosso exploit soprattutto verso agosto, quindi per quanto riguarda il nocciolo, diciamo, la problematica più che nel corso della stagione l'abbiamo avuta tra la fase di prima e seconda raccolta. Per quanto riguarda un'altra problematica, l'eriofide galligeno è molto presente, anche se c'è stata una leggera diminuzione delle segnalazioni rispetto allo scorso anno, quest'anno è molto preponderante. Si riusciva a vedere fino a un mese fa già le prossime gemme gallate, gemme già rigonfie con gli eriofidi all'interno. Tutto ciò dovuto al discorso climatico, con questi andamenti di temperatura che tendono sempre maggiormente al caldo, e quindi anche gli insetti, a posto di andare in svernamento, riescono a continuare il loro ciclo. In alcune situazioni possono essere situazioni utili, in altre no, deleteri, perché ci portiamo avanti alcuni insetti che continuano a lavorare anche durante le fasi in cui dovrebbero essere, diciamo, in riposo. Quest'anno è stata segnalata in maniera molto preponderante la citospora, il mal dello stacco, però anche qui è una, diciamo, problematica secondaria dovuta al fattore delle piante che sono state molto in stress. Quest'anno abbiamo avuto sia anomalie termiche che stress idrici, quindi carenze di acqua, e abbiamo comunque ogni tanto anche degli impianti che sono abbastanza anziani, quindi questi stress, diciamo, debilitano fortemente le piante, e questa debilitazione porterà a tutta una serie di patogeni e di avversità secondarie a potenzialmente esplodere. Infatti un po' di diciamo preoccupazione su quelle che sono le avversità secondarie per il prossimo anno c'è, data la carenza idrica che si è avuto non solo quest'anno ma già da anni passati, come diceva prima Luca, che si è già partiti in debito di acqua per le colture da diversi anni. Adesso ne parleremo un attimo. Sono aumentate anche le segnalazioni di gliosporiosi, le cimici in generale si è avuta una leggera diminuzione. Quest'anno c'è stato un grosso exploit di gonocero, in quanto tra le cimici è una di quelle che è maggiormente termofila, quindi apprezza le temperature elevate, e infatti per contro abbiamo riscontrato durante i diversi frappage eseguiti anche dai tecnici soprattutto di maggiore presenza di gonocero. Abbiamo avuto anche diverse segnalazioni di oidio e oidio turco. Le segnalazioni sono state soprattutto a inizio stagione e poi verso la fine, quando diciamo c'era di nuovo un po' di umidità e temperature che ne permettessero lo sviluppo. Fortunatamente per quest'anno sia di oidio che di oidio turco sono subentrati a fine campagna, quindi alla raccolta. La problematica che apportano alle piante è una defogliazione, quindi una filoptosi. Essendo già arrivati in raccolta e avendo avuto la problematica successivamente alla raccolta, la pianta, diciamo, non ha subito, diciamo, troppi stress.
Sono state poi comunque in generale aumentate le segnalazioni di popiglia japonica che vedremo nel prossimo futuro, visto che comunque purtroppo tra le zone cuscinetto e quant'altro si sta pian piano espandendo sul territorio. Non l'ho riportato qui, comunque sul sito della regione potete vedere appunto tutte le zone cuscinetto, l'espansione della popiglia e tutti i lavori che sono stati fatti di contenimento e quant'altro. Purtroppo la popiglia japonica ha tutte le potenzialità di essere una nuova problematica come quella che è stata e per certi versi ancora in alcune situazioni la cimice asiatica, e dovremmo vedere appunto i prossimi anni come riuscire a gestirla. In generale abbiamo avuto poi anche un aumento di soprattutto danni a carico di fauna selvatica. Quest'anno sono aumentate le segnalazioni di danni da ghiri, però appunto non si può fare niente, è una specie protetta, giustamente, però sono comunque aumentate anche segnalazioni, soprattutto di danni in appezzamenti nuovi da caprioli che quando vanno a mangiare i getti giovani a volte tirano via le piante, e tanti danni quest'anno soprattutto da cinghiali che hanno grufolato negli appezzamenti, spaccato branche per tirare giù i rami per far nutrire i cuccioli. Ok. Non sto proprio a elencarveli tutti perché sennò ci metto molto più di tutti gli altri, pur avendo diciamo tre parti molto brevi. Per quanto riguarda le altre avversità biotica-biotiche, ovviamente in primis segnalate quest'anno ustioni fogliari e stress idrico. Il problema della cascola, che è un problema molto sentito a livello di nocciolo, e come segnalazioni siamo rimasti purtroppo nello standard dello scorso anno, quindi è una problematica che stiamo seguendo e stiamo facendo diversi lavori in collaborazione anche con l'università per valutare appunto quali possono essere le problematiche e le potenzialità per riuscire ad avere una soluzione. Sono aumentate le segnalazioni di Brown Stain Disorder e quest'anno sono sopraggiunte diverse segnalazioni di deperimento del nocciolo. Per quanto riguarda le malerbe, abbiamo in primis la seppola canadese molto presente, che comunque come segnalazioni e presenza di quest'anno è stata simile all'andamento dello scorso anno. Sono aumentate le segnalazioni di portulaca, la sorghetta in leggera diminuzione, il convolvolo aumentato, e poi dalla gramigna in poi abbiamo tutte diciamo specie che sono presenti, però riescono comunque a essere abbastanza contenute. In generale abbiamo avuto un aumento di poligono giavone, giavone americano, romice e senecio. Come andamento quest'anno abbiamo avuto una resa leggermente superiore a quella del 2021, però dobbiamo valutare che nel 2021 abbiamo avuto una media di cimiciato ben più alta, quindi c'è anche questa considerazione da fare. In generale la media di cimiciato visibile di quest'anno, nonostante le varie problematiche, soprattutto la presenza di cimici nostrane che per un certo verso abbiamo tra virgolette tralasciato dedicandoci più attivamente e in maniera attenta nei confronti della cimice asiatica, cosa che emersa anche dal coordinamento, ci ha fatto tra virgolette perdere un po' la valutazione e la gestione della difesa delle altre cimici, perché hanno dei cicli completamente diversi, e per quanto riguarda anche il prossimo anno, in discussione con i tecnici, rivaluteremo anche tutto il discorso dei controlli e dei monitoraggi per il discorso cimici su nocciolo, visto che l'asiatica è sempre un problema, però fortunatamente negli ultimi anni siamo riusciti a gestirla abbastanza bene, e con tutti i rilasci anche dei parassitoidi, sia per quanto riguarda il discorso di Trisoicus japonicus, sia i ritrovamenti in campo di Trisoicus mitsukuri e i continui rilasci che si stanno facendo per quanto riguarda l'anastatus bifasciatus in alcuni appezzamenti, stanno dando fortunatamente anche il loro contributo. Quest'anno poi il clima, diciamo, per quanto riguarda giusto la cimice asiatica, ci ha permesso di avere uno stop, c'è un blocco della proliferazione dell'insetto fino in tarda stagione, che ci ha dato una buona mano. Per il comparto corilicolo rimane sempre la problematica di gestione di questo insetto tra prima e seconda raccolta, perché si dovrebbe riuscire a fare un trattamento tra prima e seconda raccolta, però non sempre è possibile, perché comunque anche dopo la prima raccolta continua ad avere
nocciole per terra, anche gli agricoltori di per sé non è che vogliano un po' sprecare prodotto, un po' giustamente cioè sprecare produzione, perdere produzione, scusatemi, e entrare assiduamente, magari poi dopo poco deve rientrare comunque in appezzamento anche se fatti i trattamenti. Discorso andamento climatico, faccio un breve inciso sul discorso andamento climatico perché comunque il nocciolo è una specie che necessita non di troppissima acqua, però necessità di 600-800 mm di precipitazioni annue. Questi sono gli andamenti climatici e le precipitazioni degli ultimi 5 anni della sede di Cravanzana. Possiamo vedere come le precipitazioni nel 2018 da gennaio a metà novembre, non arrivano fino a dicembre, scusate, ma ho usato dei grafici che avevo già, era di quasi 1100 mm e siamo arrivati man mano nell'arco di 5 anni, diminuendo a 340 mm. Quindi, nonostante è vero che sia una specie rustica, abbia necessità di poca acqua, con gli andamenti climatici che iniziano a esserci adesso, bisogna magari prendere in considerazione per chi volesse magari un discorso di impianti irrigo. Perché il nocciolo viene coltivato in tante località dove la problematica di acqua è forte, quest'anno in alcune situazioni non è stato possibile effettuare neanche le irrigazioni di soccorso, perché in quelle zone o non si poteva arrivare con l'acqua o proprio l'acqua non c'era. In più quest'anno in alcune situazioni in cui si dovevano effettuare diversi trattamenti, sempre correlati al discorso cimice, non si sono potuti fare i trattamenti perché c'era mancanza di acqua, quindi non si sono potute proprio riempire le botti per entrare a trattare. Quindi si può sperare, visto che di solito se si guarda l'andamento annuo c'è sempre un trend in discesa di aumento delle temperature, diminuzione dell'acqua, può sperare che magari riaumenti un po', cioè il trend dei prossimi anni sia leggermente positivo. Comunque il discorso di avere un impianto di irrigazione può rimanere sempre utile per le situazioni di massimo stress e comunque si riesce a concentrare in quei momenti in cui la coltura necessita l'acqua di cui ha bisogno senza neanche eccedere troppo. Perché quest'anno per la prima volta in Piemonte chi ha potuto fare dell'irrigazione a scorrimento in alcune situazioni ha avuto poi lo spaccamento del guscio, perché si è irrigato tra virgolette eccessivamente in un momento in cui il guscio era già lignificato e quando è arrivata l'acqua la pianta ha iniziato a spingere, ha spinto nel seme e ha spaccato. Per cui sono problematiche che da noi, diciamo, prima di quest'anno non erano quasi mai state segnalate, erano molto più presenti nella zona centro Italia dove comunque irrigano abbondantemente anche in alcune situazioni. Qui vediamo l'andamento meteoclimatico, quindi temperatura e precipitazioni di quest'anno rispetto alla serie storica. Possiamo vedere che mediamente abbiamo avuto uno spostamento di all'incirca 2 gradi per quanto riguarda la temperatura rispetto alla serie storica, e per quanto riguarda le precipitazioni di quest'anno, che sono gli istogrammi in blu, non è che ci sia molto da dire, potete vederlo proprio visivamente di quanto ci sia stata una penuria idrica. Qui sono riportati i valori di temperatura e di precipitazioni e possiamo vedere come, appunto, facevo vedere prima, però per quanto riguarda il discorso soprattutto millimetri di pioggia, per la serie storica è venuta fuori una media di 736 millimetri d'acqua, che rimane nel range del fabbisogno idrico del nocciolo, contro i 352-353 di quest'anno, quindi con un ammanco di quasi più del 50%. E un incremento di temperatura di circa 2 gradi, passando da una media di 12,1 a una media di quasi 14. Ora passiamo al noce, ho riportato anche qua 2 dati, giusto per avere un'idea di come sta andando. Abbiamo una superficie di 573 ettari in Piemonte, anche qui è una specie con un trend in crescita, è una crescita positiva del 2,25%. E abbiamo come appunto province principali anche in questo caso il Cuneese e l'Alessandrino. Per il Cuneese e l'Alessandrino abbiamo avuto un trend positivo, Novarese e Vercellese sono e anche il Verbano sono rimasti stabili, c'è stato comunque hanno relativamente pochi ettari coltivati, c'è stata una leggera diminuzione mentre nelle altre province di Biella, Torino e Asti.
Per quanto riguarda il noce, c'è un po' di difficoltà a livello di dati che sono stati riperiti da Agristat Sistema Piemonte nello scindere il noce da frutto e il noce generico, per una questione di registrazione. Quindi non dico che questi dati siano fuorvianti, però non sono proprio corretti al 100% sugli ettari di noce da frutto. Per quanto riguarda il noce, il problema principale sono stati gli ariofidi, c'è stata un'elevata presenza di ariofidi in generale, necrosi apicale dovuta alternare con l'etrotricum, c'è stata presente in pianta e danni sui frutti, mentre diciamo che per le altre problematiche, quali afidi, dove quest'anno si sono presentati attacchi tardivi, il problema è stato soprattutto il discorso di melata, che poi sporca i frutti vanno, e poi iniziano a partire le fumagini. Anche la carpocapsa, quest'anno c'è stata una popolazione molto elevata, ha fatto 3 generazioni, popolazioni elevate anche di mosca del noce e presenza sia di antracnosi e batteriosi, anche se come detto prima uno sostiene il fattore che quest'anno c'è stato un andamento climatico caldo e secco e sul fattore di partenza funghi c'è sempre bisogno di quell'umidità. Evidentemente in quelle situazioni primaverili o poi di pioggia che abbiamo avuto hanno fatto sì che potessero partire. Comunque in generale per quanto riguarda afidi, carpocapsa, mosca e antracnosi c'è stata segnalazione, però si è avuto generalmente un buon contenimento con le strategie di difesa. Per quanto riguarda le avversità biotiche, solito discorso stress termico e idrico. Per quanto riguarda il noce, lo stress termico provoca ustioni, in generale provoca ustioni fogliari, qui provoca ustioni dell'epicarpo del mallo, e lo stress idrico invece genera l'atrofizzazione del mallo stesso, andando poi a produrre il danno delle noci macchiate, noci scure, inscurite. Comunque anche su noce, che bene o male quasi tutti gli impianti presentano irrigazione, con una buona gestione idrica e con una difesa mediante l'utilizzo del caolino che riflette i raggi solari, si è avuto un buon contenimento anche qui. Per quanto riguarda le malerbe, quelle che sono state più presenti e sono diciamo un po' scappate a livello di diserbi o perché non si è fatto magari correttamente una preemergenza o non si è riuscito a farla, sono stati il giavone americano e la seppola canadese. Quest'anno si è avuto un maggiore scarto rispetto al 2021 dovuto appunto a quello che sono stati gli stress abiotici, quindi il problema dell'anomalia termica e dello stress idrico. Gli altri anni di solito lo scarto maggiore è dovuto a carpocapsa e batteriosi, era dovuto a carpocapsa e batteriosi. Comunque con la confusione sessuale e eventualmente un paio di trattamenti carpocapsa si riesce a gestire e contenere molto bene. Anche il mandorlo inizia ad avere un trend molto positivo e interessante. Come superficie siamo a 88 ettari a livello regionale. Abbiamo avuto appunto sempre il Cuneese è il maggior produttore, segue poi l'Astigiano e il Torinese. Si ha un trend comunque abbastanza positivo e di crescita, e andiamo a vedere quali sono state le problematiche per quanto riguarda il mandorlo. In primis abbiamo avuto presenza di cicolina, l'empoasca, che è stata molto presente soprattutto da luglio-agosto e in post-raccolta. Seguito poi la tracheomicosi con disseccamenti di parte della chioma abbastanza visibili. Ci sono stati, dove magari non si è riuscito a trattare per vari motivi, delle perdite in post-fioritura dei fiori per causa moniglia. La cimice asiatica è stata riscontrata, dalla prima decade di settembre, però appunto non ha creato danni, non ha dato grossi problemi. Per quanto riguarda la gommosi ci sono state diverse segnalazioni soprattutto a inizio stagione di presenza, e è stato segnalato anche il cancro batterico da Xanthomonas. Per quanto riguarda il discorso di avversità fuoriuscita è emersa questa problematica di cascola dei frutticini, adesso appunto non si sa se possa essere assimilabile al discorso multifattoriale che è la cascola del nocciolo.
bisognerà appunto vedere anche nei prossimi anni cosa succede, visto che è una coltura relativamente nuova e in espansione. Poi bisogna anche valutare il discorso degli effetti che possono essere dovuti al fattore climatico, quindi non solo, cioè non pensiamo solamente al fattore caldo, stress termico che possiamo avere durante l'estate, però pensiamo anche al fattore che non abbiamo propriamente più un andamento climatico come gli anni passati, quindi abbiamo anche degli inverni che sono molto più che minimi. Per quanto riguarda il discorso malerbe, c'è stata un'elevata presenza di gramigna indiana, dell'Eleusinia indica, soprattutto a livello dell'interfila, ed è appunto stata segnalata come, tra virgolette, sfuggita, un po' scappata, la seppola canadese. Ringrazio tutti per l'attenzione e soprattutto i tecnici del coordinamento che mi hanno dato una grossa mano per riuscire a fare questa presentazione, Giampiero Sabena per quanto riguarda tutta la parte del noce e Simone Marchisio per il mando. E poi ovviamente anche tutto il settore fitosanitario che ci supporta e sopporta tante volte. Grazie a tutti. Adesso lascio la parola a Sergio Cravero. Prova. Ok, buongiorno a tutti. Tengo io questo oppure? Ok. Dunque, io presenterò le novità in fatto di difesa dei disciplinari di produzione integrata per il 23. Non ci sono delle grosse novità rispetto a quanto è stato presentato il 10 di novembre a Cavour. Dunque, questi aggiornamenti derivano dagli aspetti normativi, perché ci sono, come sempre succede, ci sono delle revoche, ci sono dei cambi, delle modifiche di etichetta con delle estensioni d'uso oppure delle restrizioni d'uso dei prodotti fitosanitari. E poi le novità raccolgono anche le necessità di poter proteggere adeguatamente le colture in una situazione in cui sono venute a mancare delle sostanze attive proprio per effetto della normativa comunitaria. E poi ci sono delle novità che in pratica potenziano la difesa da alcune avversità emergenti, ad esempio mi riferisco alle infestazioni alle pullulazioni di acari sui fruttiferi, sulle pomace, sulle drupace, oppure un altro caso di potenziamento delle possibilità di difesa sull'afide della Nigero, che è una grossissima problematica del campo appunto del melo. Dunque io parlerò delle novità che riguardano il campo frutticolo, la corilicoltura e l'ambito orticolo. Non parlo né di novità riguardanti i seminativi o le colture estensive, perché non è questa la situazione, insomma, non è questo la platea interessata a questo argomento, e non parlerò nemmeno delle novità che riguardano la viticoltura. In generale, comunque, non sono tante le novità. Purtroppo sono sempre di meno, ci sono sempre meno prodotti registrati, nuovi prodotti registrati, e quindi anche le stesse novità ne risentono, insomma. Allora, intanto veniamo alla parte normativa. Dicevo che ci sono delle sostanze attive che sono state revocate, ad esempio la crinatrina, che si potrà impiegare fino al 29 di giugno, il sulfoxaflor, che potrà essere impiegato in pieno campo solo fino al 19 di maggio. Tra l'altro bisogna capire se lasciare ad esempio sulfoxaflor nei disciplinari oppure toglierlo, perché
dovete però dirmelo voi questo, perché come ci siamo già comportati in questo modo negli anni passati, cioè noi le sostanze che sono revocate ma che continuano a mantenere una data di scadenza per lo smaltimento delle scorte, le inseriamo queste sostanze nei disciplinari. Quindi per il sulfoxaflor, siccome è molto vicino, insomma il 19 di maggio, bisogna capire se ha senso lasciarlo o no. Me lo fate poi sapere. Sì, magari ne vediamo poi. Ecco, comunque, ecco, poi c'è l'isopirazam che è scaduto, appunto, non si può più impiegare, anche lo stesso smaltimento delle scorte, quindi la scadenza di utilizzo è già terminata perché era dell'8 di dicembre. E poi c'è la metossifenozide che è stata revocata su melo, pero e pesco dal 7 di settembre. Dunque io adesso, in modo un po' forse noioso, elencherò tutte le novità, comunque vediamo. Allora, per quanto riguarda il melo, è stato deciso di aumentare a 2 i trattamenti con il metildinocap per controllare meglio l'oidio. Volevo, prima di elencare le novità, volevo fare ancora una premessa, e cioè tutte le novità che vedrete scorrere su queste diapositive sono perfettamente conformi alle linee guida nazionali, ok? Niente, quindi insomma non c'è nulla di particolare per il Piemonte, nel senso che sono tutte conformi. Allora, il DinoCap, come dicevo, può essere impiegato in 2 trattamenti. Poi c'è questa nuova sostanza, finalmente ci sono delle sostanze nuove e purtroppo sono sempre di meno, come dicevamo prima. C'è questo mefentrifluconazolo, che è un prodotto IBE e che può essere impiegato contro l'aticchiolatura e l'oidio, e lo si può impiegare in 2 trattamenti nei limiti complessivi degli IBE. Poi il melo prevede l'inserimento del flupiradifurone contro la cimice asiatica, un trattamento all'anno e ad anni alterni. E, come ho detto prima, lo spirotetramat contro l'afidella nigero, che prima si poteva impiegare una volta sola, adesso è stato aumentato a 2 trattamenti. Per quanto riguarda il pero, c'è sempre questa nuova sostanza, il mefentrifluconazolo, contro l'aticchiolatura all'oidio e la macrolatura bruna, il limite dei 2 trattamenti nell'ambito degli IBE. E poi anche per il pero, per il prossimo anno, abbiamo l'inserimento del flupiradifurone contro la cimice asiatica, un trattamento all'anno e sempre ad anni alterni. Veniamo alle drupacee. Questa nuova sostanza, mefentrifluconazolo ancora una volta, contro l'oidio e la monigliosi, nel limite dei 2 trattamenti all'anno nel gruppo degli IBE, e si potrà impiegare sul pesco, sul susino, sull'albicocco e sul ciliegio. E per quanto riguarda l'albicocco e il pesco, il disciplinare prevede l'inserimento del tebufenozide contro l'anarsia e la ciglia, con la limitazione dei 2 trattamenti all'anno. Il ciliegio ha questo nuovo ingresso dell'evamectina benzoato contro i ricamatori e la drosophila suzuki. Per quanto riguarda le pomacee e le drupacee, vista la maggiore situazione di criticità per le pullulazioni di acari fitofagi, sarà possibile effettuare 2 trattamenti con acaricidi, fermo però restando l'impiego ad un unico trattamento per la sostanza tebufempirad, che è una sostanza candidata
alla sostituzione. Ecco, il tebufempir potrà essere impiegato esclusivamente in un unico intervento. Per l'actinidia c'è l'inserimento della mamettina benzoato contro le uglia nei limiti di un trattamento, e per quanto riguarda il nocciolo è stata inserita la deltametrina contro la pupilla japonica nell'ambito della limitazione del gruppo dei piretroidi, che è di 3 trattamenti all'anno. Poi è stata inserita la versità Efantria cunea e la sostanza di biocontrollo, il Bacillus thuringiensis. Per il noce, per contenere meglio le infezioni di antracnosi, è stato elevato a 3 il numero dei trattamenti ammessi col captano. Infine, per il mandorlo, è stata inserita la nuova versità dell'oidio e lo zolfo come mezzo di contenimento. Inoltre è stata inserita la confusione sessuale contro l'anarsia e la carpocapsa. Ok, passiamo alle orticole. Per il cece contro l'antracnosi, attualmente sul cece è impiegabile solo il rame. Ci siamo allineati al discorso nazionale, alle linee guida nazionali, e quindi abbiamo introdotto la zoxistrobin e la miscela piraclostrobin più boscalid, con le limitazioni di 2 trattamenti per le strobilurine e di 2 trattamenti per il boscalid. Per la cicoria ci siamo anche in questo caso uniformati alle linee guida nazionali e abbiamo inserito la miscela propamocarb più fosetil contro il pitium che causa la moria delle piantine. E la stessa cosa su indivia, riccia e scarola, peraltro. Per la cipolla abbiamo inserito la versità stenfiliosi e l'inserimento della sostanza attiva del rame e della miscela e poi della miscela piraclostrobin più boscalin per il controllo della ruggine. Per l'indivia riccia abbiamo inserito la mandipropamide per il contenimento delle infezioni peronosporiche. Era già presente peraltro la sostanza attiva nella difesa della scarola. Sulla patata, sull'antracnosi e la dartrosi abbiamo inserito l'avversità, che non era presente, e la sostanza attiva azoxistrobin, che peraltro è già indicata con altri target sempre sulla coltura della patata. Il radicchio invece prevede la nuova new entry della mandipropamide contro la peronospora nei limiti dei 3 CA e poi della miscela piraclostrobin più boscalid contro la cercospora. Tra l'altro la miscela, anche in questo caso, è una miscela che la si poteva già impiegare su altri target, quindi non c'è stato un aggravamento, un appesantimento del disciplinare, ma semplicemente c'è stato uno spostamento, è stata data la possibilità di impiegare quella miscela anche contro altri agenti di malattia. Poi, allora, per la bietola da coste e da foglie abbiamo inserito l'avversità chiaramente a seguito delle segnalazioni di Agnion e di Roberto, ecco, della autografa gamma e mamestra brassice e le sostanze attive clorantraniniprole, la lambdacialotrina, l'etofenprox e il bacillus thuringiensis, sostanze attive che anche in questo caso si possono impiegare su altri target e quindi non c'è un aggravamento. E invece per quanto riguarda le altiche è stato inserito l'acetamiprid con la limitazione di un intervento all'anno. Per il finocchio di sedano è stata inserita una sostanza
il pentiopirad, contro la sclerotina e la septoriosi nei limiti del gruppo SDHI. E per quanto riguarda invece il pomodoro da mensa, è stata inserita la maltodestrina sugli eriofili. Ultima slide che riguarda i prodotti microbiologici, sono stati registrati dei nuovi prodotti e sono stati modificati anche i campi di applicazione con delle nuove estensioni di impiego di questi prodotti microbiologici. Allora, per il Bacillus amyloliquefacens ceppo FZB24, adesso lo si può impiegare sulla botrite della tinidia, sulla fitopstola e sulla Cryphonectria parassitica del castagno, sulla moniliosi del mandorlo, sulla stenfiliosi dell'aspargo, sulla sclerotinia e alternariosi del finocchio e del sedano, sulla botrite dello spinacio e sull'alternariosi del peperone. Mentre Bacillus amyloliquefacens ceppo MB600 lo potremo impiegare sull'alternariosi del pomodoro in pieno campo e del peperone. Poi c'è un altro agente di biocontrollo, il Trichoderma sperellum, che ha ottenuto la possibilità di impiego sui cancri rameali delle trupace, e infine la Boveria bassiana, impiegabile sui tripidi di fragola, zucchino, melanzana, peperone e pomodoro. Io avrei finito, insomma. Grazie Sergio. No, ero a scanso di equivoci, no? Sul Foxlaphor non è che viene tolto dai disciplinari, perché qualcuno magari ha capito male. Cioè, fino al 19 maggio potrà essere utilizzato come da normativa. La questione che poneva Sergio era quello: lo togliamo come scritta dal disciplinare, cioè lo sappiamo che si può usare, ma non c'è scritto formalmente, no, oppure no? Cioè, non conosco bene tutti gli aspetti tecnici, mi chiedo. Sì. Sì, è utile che sia ancora, sì, ho capito. No, io non lo so. Ho già pensato, cioè è utile. quindi, no, infatti. Specificità che si può usare, sì. Poi si potrà usare in serra anche successo. Voilà. No, era subito così. Ci sarà l'indicazione della scadenza dell'impiego. Ok, era quello che secondo me voleva. Ora sentite meglio? Sì, ora mi sento che sono col microfono.
ci sarà la doppia possibilità del 50 o del 30, il 30 ovviamente sulle sostanze attive più residuali, quindi su questo ovviamente ci sarà poi probabilmente nei prossimi anni una stretta, ecco, perché la via è un po' quella degli inerbimenti controllati o comunque sulle colture perenni, sulle colture frutticole, una riduzione netta dell'impiego di diserbanti, che tra l'altro è cosa che stanno già facendo anche tante delle nostre aziende piemontesi di punta e di grande qualità. Quindi abbiamo cominciato qua un percorso, lo si continua in modo graduato, ma io lo dico, ecco, se non è quest'anno è molto probabile che il prossimo anno sarà tutto al 30. Poi, questa era la proposta che sia a voi che tutto sommato anche a me era poco mi è piaciuta quando è stata presentata, per cui è stata ridiscussa questa ipotesi. Adesso qua in questo riquadro vi ho proprio scritto com'era riportata sulle linee guida nazionali, perché riguarda tra l'altro mais, girasole, soia, barbabietola da zucchero e pomodoro da industria. Allora, io ho sollevato assieme ad altri colleghi insomma la problematica a livello nazionale, e devo dire che abbiamo un pochino ridiscusso il tutto e ci si è comunque resi conto che c'è un'impercorribilità anche a livello proprio di parco macchine, oltre al fatto che su alcune colture come sul pomodoro da industria hai un problema proprio di interfila un po' troppo stretta. Quindi questa proposta non è stata stralciata letteralmente. Poi vabbè, vi ho messo le sostanze attive che potevano essere interessate da questa riduzione, e io vi dico, se ne discuterà il prossimo anno, però a me quello che sembra più sensato, se uno deve ridurre gli impatti da impiego di erbicidi, forse concentrarsi più su delle estensive come il mais, ecco, piuttosto tornare a dei localizzati su queste colture che hanno degli ettaraggi importanti, non solo da noi in Piemonte, ma direi che fanno tutta la pianura padana e che tutto sommato sono anche le colture che, danno più problemi di ritrovamenti di erbicidi nelle falde acquifere. Quindi queste sono le buone notizie rispetto a come ci eravamo lasciati l'ultima volta. Poi anche qui ho fatto come Sergio una slide sulle sostanze attive erbicide che in questa annata ci possono interessare, qualcuno è stata revocata, qualcuno in scadenza. Allora, ci sono le prime due, sono due molecole che interessano di più il comparto risicolo, ecco, soprattutto. Il Profoxidim comunque è in scadenza di impiego al 31/1/2023. Poi abbiamo il Bispiripac Sodium, che è un graminicida che si usa su riso. La scadenza impiego è al 28 febbraio 2023. Poi viene confermato il rinnovo provvisorio del glifosato sino al 15/12/2023. E poi ho lasciato il Benfluralin, ho inserito in questo riquadro anche il Benfluralin, perché so che è una delle molecole che, a parte che è molto importante per tante orticole, però chiedo se c'è qualcuno, magari anche della ditta, che può dare qualche aggiornamento, perché è una molecola abbastanza importante, soprattutto sul comparto orticole, quindi mi chiedevo chissà se c'è quali sono le volontà della ditta, però mi sembra che non vedo nessuno. Era un po', più che altro era interrogativo. Prego. Quindi esce. Ok, era più una mia anche curiosità professionale, perché comunque su tante orticole è stato un erbicida che ha risolto tanti problemi, ecco, comunque ha fatto la storia del diserbo sulle orticole, quindi... Ecco, e per quali, posso chiedere, sono un po' indiscreta, scusi, quali sono i motivi per, che ne so, il dossier... Ah, ok, siete anche voi vittime dei ministeri, ok. Ok, questa era la cosa.
Allora, poi vabbè, non è molto il contesto, però per completezza sugli erbicidi non c'erano dei grandi inserimenti da fare, e questo è un contesto più frutticolo, però ho comunque messo quelli che saranno gli inserimenti per le colture erbacee, per cui sostanzialmente verrà inserito il tiencarbazone metile su mais in post emergenza. Oggi era solo in post precoce per poterlo usare con il tembotrione, che è una sostanza attiva già presente nella scheda colturale. E poi il piridate, che è un prodotto che non dà problematiche di tipo ambientale su sorgo, che ha avuto un'estensione. E qua passiamo invece alla parte più critica, ecco. Vi ho riportato di nuovo la slide delle sostanze attive erbicide candidate alla sostituzione, perché su questo ci eravamo lasciati che ci sarebbe stato tutto un ragionamento fatto per ciascuna scheda colturale sul numero di trattamenti ammessi con candidati alla sostituzione, e si era detto che si sarebbe messo un tetto per tutti i comparti, quindi erbacee, orticole, frutticole. Ricordo perché, per tutti quanti, che quando uno deve capire un po' qual è lo stato regolatorio, il sito dell'Unione Europea non è forse aggiornato, o non tutte le informazioni sono ancora state caricate, però comunque c'è questo grosso file delle sostanze attive che è veramente molto completo, quindi per non incappare magari in confusioni di tipo normativo, consultare sempre quel sito lì, che è molto affidabile, soprattutto sul file quello onnicomprensivo di tutte le sostanze attive, che ha anche tutti gli elementi per i quali queste sostanze attive sono state definite candidate alla sostituzione. Dico che alle volte non è, secondo me, ancora completo come database sul caricamento di tutte le informazioni, perché ad esempio ho provato a giochicchiarci un pochino e ho visto che non sempre, ad esempio, ci sono delle informazioni ma non sono complete, cioè quella sostanza attiva si impiega in tutti i paesi europei o solo in alcuni di essi, cioè ci sono delle cose che probabilmente andranno implementate negli anni, d'altronde ciascuno di noi si sta rendendo conto in questo momento un po' difficile sotto più punti di vista che siamo a una transizione, no? Per cui è pieno di siti che sono sostanzialmente dei grandi collettori di dati, ecco, sta un po' a noi imparare a consultarli nel modo corretto, e poi alle volte si è un po' vittima di alcune ancora incompletezze, no, dei database. Comunque queste sono, e quindi con queste molecole dobbiamo, come già detto, prevedere di fare tutta una serie di riduzioni. Come vi ho detto, va definito un numero massimo di interventi ammessi con le sostanze attive candidate alla sostituzione per ciascuna coltura, e nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze. Cioè, se è una miscela con due sostanze attive candidate alla sostituzione, questo vale per due interventi. Allora, questi magari sono dei casi che sono rari, però possono capitare, penso alle estensive, in alcuni casi può capitare di avere una miscela con due candidati alla sostituzione, e quindi si è deciso di mettere queste regole. Allora, io qua vi ho fatto per le varie colture i numeri, che sono una tabella con la coltura, i candidati alla sostituzione presenti nelle schede di serbo delle colture e i numeri che sono stati concordati a livello nazionale. Allora, l'actinidia non ha candidati alla sostituzione registrati, quindi in questo caso è zero. Per tutti gli altri fruttiferi il limite è a 1, che di fatto, se volete, era già un pochino già limitato così, non è una grossa rivoluzione. Stessa cosa è stata fatta su noce e nocciolo. Poi abbiamo alcune colture qua in Piemonte dove il diserbo non è ammesso, nei piccoli frutti non c'è nessuna candidata alla sostituzione presente, e anche per vite da vino e vite da tavola è stato mantenuto il limite di 1.
Quindi vuol dire che l'agricoltore dovrà scegliere con quale candidato alla sostituzione fare il trattamento dell'annata. E quindi, diciamo, si procede in un tentativo di incentivare un processo decisionale che sia il più razionale possibile. Ovviamente, io lo dico, in alcune situazioni la coperta sarà stretta, ma come è già stretta adesso, se devo dire. Allora, qui abbiamo un po' di estensive, avena, segale, triticale, si è arrivati al limite di 2. L'arachide, 1. La barbabietola, 3. Il colza, 2. L'erba medica, 2. Frumento e orzo, 4. Girasole, 3. Allora, ad esempio, sul frumento, vedete, siamo arrivati a 4, ma perché si cerca anche tecnicamente di... Si è cercato, se volete, di creare un sistema non troppo rigido, no? Su frumento, no, ma magari non tutti fanno di preemergenza, ma nella situazione in cui magari hai delle resistenze o delle situazioni particolari, magari ti serve. Cioè, non è, io immagino, ecco, che gli agricoltori non è che utilizzino tutte le molecole che sono in elenco, fanno già loro loro assieme ai tecnici prendono già delle decisioni, e quindi su alcune colture grosse ci si è tenuti un po' di manica larga, anche perché, diciamo, ci sono anche delle situazioni molto diversificate e in alcuni casi situazioni di resistenze dove giocarsi preemergenza diventa abbastanza chiave, ecco. Su mais 2. Su riso, qua ho messo sia riso in asciutta che semina tradizionale, 3. Speriamo, io lo dico su riso perché 3, secondo me, io ne avrei aggiunto ancora uno, però questo non è un contesto risicolo. Soia, tutto sommato, il numero che è venuto fuori è 3. Sorgo, 2. E poi ci sono tutta una serie di colture, prati permanenti, via dicendo, dove o non c'è nessun candidato alla sostituzione o comunque il diserbo non è ammesso. Poi passiamo alle orticole. Qui sempre stessa declinazione. Diciamo che aglio e cipolla hanno portato a casa la possibilità di fare due interventi con candidati alla sostituzione. Il porro già c'è poco, praticamente solo il pendimetal, quindi si è lasciato 1, il cetriolo 2, cocomero, melone, zucca e zucchino 0, perché di fatto non ci sono candidati alla sostituzione. Sulle insalate, cicoria, radicchio, lattuga, indiviariccia e scalora, abbiamo 2 trattamenti possibili. Poi abbiamo le solanacee, melanzana, 1 trattamento, peperone 2. E poi c'è stata un po' di clemenza, diciamo, sulla patata e sul pomodoro da industria, dove vedete che i numeri sono un pochino più alti, perché comunque la cosa è motivata da tutta una serie di problematiche su queste colture che sono legate anche alla gestione delle infestanti. Poi i cavoli tutti, 1, erbe fresche, basilico, prezzemolo, poi abbiamo la bietola, 0, perché non c'è nessun candidato alla sostituzione presente, sedano e cardo 1, spinacio 1, asparago 1, carota 3 e finocchio 2. Il topinambur ce l'abbiamo come scheda, ma di fatto non c'è nessun diserbo ammesso. Io poi comunque lascio le presentazioni a Luca, quindi anche su questi numeri avrete poi modo di ragionare, e come al solito ci possiamo confrontare e capire un pochino quali possono essere le strategie poi più efficaci. Anche questo è tutto un discorso che che è cominciato da un po' di anni con i candidati alla sostituzione e che si sta di fatto continuando sia in tutto ciò che è programmazione e politica agricola europea, perché sui candidati alla sostituzione veramente si giocano tutte le limitazioni, ecco. E quindi diciamo che quest'anno c'è questa piccola rivoluzione. Io sulla parte del diserbo, io lo dico perché penso che per simmetria
Abbiamo comunque fatto delle simulazioni anche sulla parte della difesa, secondo me sarebbe assolutamente opportuno farlo anche per la parte della difesa, perché alle volte sono venute fuori anche delle irrazionalità. Allora le strategie di IPM, cioè nelle strategie IPM rientra, diciamo, una visione un pochino generale, ma che ogni comprensiva sia della difesa che del diserbo. Quindi va bene, cominciamo con il diserbo, poi però se tu ragioni a livello di sistema culturale o di cultura che tu hai in azienda, è anche corretto che tu faccia degli aggiustamenti con i candidati alla sostituzione sia nel diserbo sia nella difesa, ecco, perché come sapete anche nella parte della difesa abbiamo poi tutta una serie di situazioni più o meno complicate con i candidati alla sostituzione, ma è proprio un discorso di simmetria, ma credo che ci si arriverà, ecco, perché abbiamo cominciato quest'anno con gli erbicidi, perché sono quelli che danno più problemi a livello ambientale e quindi sono quelli più un po' sotto l'occhio del ciclone anche da parte dell'Unione Europea e via dicendo, e voi sapete meglio di me. Io avrei concluso. Concludiamo ancora con un aggiornamento sulla parte agronomica e lascio la parola a Simona Avagnina. Buongiorno a tutti. Sì, anch'io come Sergio non ho aggiornamenti in realtà sulla pratica agronomica, ma qualche informazione in più la posso dare. Allora, come tutti voi sapete, dal 1 gennaio 2023 entra in vigore la nuova PAC 2023-2027, in nuovi regolamenti che sostituiranno i precedenti sono il 2116, che è quello trasversale orizzontale, con le regole finanziarie, che sostituisce il 1306 del 2013, e poi i due regolamenti, il 2115 del 2021 sui piani strategici PAC e il 2117 del 2021 sulle OCM. Il tutto appunto per arrivare a un piano strategico nazionale della PAC, un PSP con elementi regionali. La prima notizia che vi do è che il PSP italiano è stato approvato dalla Commissione Europea il 2 di dicembre. Quindi adesso cominciano i lavori di tutte le regioni per appunto produrre i bandi e produrre proprio questi elementi regionali che diversificheranno, sono pochi elementi ma che diversificheranno poi tutte le regioni rispetto al piano nazionale. Che cosa cambierà per la produzione integrata? Si chiamerà H1, è una scheda quindi nazionale strutturata su tre livelli, principi comuni, scelte strategiche regionali riportati nella scheda nazionale e modalità attuative presenti invece solo nella scheda regionale. Un'altra novità sarà che per l'adesione all'intervento H1, alla produzione integrata, si prevede appunto la conformità H, ovvero l'adesione al sistema di qualità nazionale per la fase di coltivazione. Per poter utilizzare invece il marchio ministeriale, occorre aderire anche alla fase di post-raccolta. Quindi gli aggiornamenti, le novità nei nuovi disciplinari. Seconda informazione che vi do, abbiamo ottenuto il parere di conformità da parte alle linee guida nazionali da parte del Ministero. Dobbiamo soltanto ancora per mettere a punto su due nuove schede che abbiamo previsto per quest'anno, peperone e melanzana coltura protetta, ancora la dose standard dell'azoto. Però al di là di quello abbiamo appunto ottenuto la conformità. Quindi la specificità regionale che abbiamo chiesto a livello nazionale per la scelta varietale materiale di moltiplicazione per l'autoproduzione della semente l'abbiamo ottenuta, quindi le aziende agricole ad indirizzo cerealicolo e cerealicolo zootecnico unicamente per prati avvicendati ed erbai potranno impiegare semente autoprodotta
per il rimpiego aziendale, potranno appunto autoprodurre la semente per il rimpiego aziendale. Questa è una buona notizia, visto che tutti gli anni si doveva dare in deroga questa richiesta, e quindi insomma ci siamo portati a casa un nostro piccolo risultato. Al di là di questo, grosse aggiornamenti e novità non ci sono. Diciamo che viste le problematiche fitosanitarie, ma anche ambientali e climatiche degli ultimi anni, sarà sempre più importante l'irrigazione, quindi orientare e incentivare le aziende agricole ad un utilizzo più efficiente dell'acqua e ridurre quindi l'irrigazione per scorrimento fino al suo completo abbandono. Questa è una previsione, ovviamente non è una cosa fattibile al giorno d'oggi, soprattutto nella nostra regione. Comunque il capitolo sull'irrigazione verrà più strutturato, più rinnovato, appunto proprio per essere conforme al capitolo nazionale su cui abbiamo lavorato molto quest'anno, con sempre però gli stessi vincoli che erano già presenti, ovvero 3 metodi in alternativa tra loro, un metodo base minimo vincolante con la registrazione della data del volume di irrigazione e la tipologia di distribuzione, il dato di pioggia e volumi di adacquamento in base al tipo di terreno, e poi 2 metodi avanzati, un metodo delle schede a dosi irrigue, delle schede irrigue, e l'altro il metodo dei supporti informatici, quindi servizi telematici presenti sul territorio, come il Reframe ad esempio, oppure supporti aziendali specialistici. Un altro aggiornamento per la regione Piemonte è stato appunto l'inserimento delle schede a dose standard di queste colture per i piccoli frutti, lamponi, mirtille e fragola, per le orticole, peperone e melanzana, già presenti nel disciplinare, ma appunto non erano ancora presenti le schede a dose standard. Poi un piccolo appunto per Roberto su una precisazione sulla serra che hai fatto prima. In realtà la definizione di coltura protetta che abbiamo noi nelle pratiche agronomiche è quella prevista nella parte di avvicendamento, dove per coltura protetta si definiscono strutture fisse che permangono almeno 5 anni sulla medesima porzione di appezzamento, e serve solo per svincolare queste colture dall'avvicendamento. In realtà poi la definizione di serra, così come prevista anche nella parte generale di difesa, è quella che vale per tutto il resto, quindi per i limiti e i trattamenti fitosanitari. Ringrazio, io ho finito. Grazie. Prova. Sì. Allora, praticamente gli interventi si sono susseguiti e sono conclusi. Se qualcuno ha delle domande, altrimenti rompiamo le righe. Ecco qua. Ma si sente, no? Da casa non si. Da casa. No, per Viola, scusa. I diserbi orticole, asparago. C'è 2 molecole e puoi farne solo una, quindi giusta candidata. Però quelle 2 lì sono le uniche che posso fare in pre-raccolta. Quindi io per 60 giorni dovrei o col pending metaling o il metribuzine. Difatti sono le uniche 2 molecole in pre-raccolta, però io non riesco a tenere pulito 60 giorni in primavera con o pending metaling o il metribuzine. Quello. Seconda cosa, no, solo una precisazione: cetriolo ho indicato 3 molecole, ma non, tutte e 3 non sono registrate su cetriolo, perché ho visto pendimentaling, ho visto altre. In teoria non ci sono molecole registrate su cetriolo. Guarda poi solo quello. Finito. Altri o... Grazie a tutti, allora. Buone feste.